Buona serata, cari amici. Bene, dopo che praticamente ci rivediamo, credo dopo quasi una settimana, se non vado errato. Anzitutto, beh, prima di parlare dell'argomento principe di questo video, ovvero del focus sulla Serie B di calcio maschile 2021. Andiamo a fare gli onori e i meriti all'Inter che in virtù del pareggio di oggi pomeriggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo e anche per la vittoria dei nerazzurri sul campo dell'ormai retrocesso in Serie B il Crotone, appunto la formazione nerazzurra di mister Conte. Ha vinto lo scudetto, ovviamente, cosa che chi è, cioè io sono milanista, ma simpatizzo essendo sempre una squadra di Milano per l'Inter, ma cosa che l'anno scorso davvero l'Inter ha mancato per un ciuffo d'erba, perché se vi ricordate bene la Juve l'anno scorso ha avuto la meglio per un punto sui nerazzurri. Ma veniamo alla Serie B, dove anche qui siamo alla fine della stagione, come anche la Serie A. E che dire, a questo punto bisogna darci dentro, chi lotta per non retrocedere, play-out, play-off, promozione diretta. Andiamo a dire i risultati della giornata disputata tutta ieri. Praticamente tutte le gare in contemporanea alle 14. Ascoli-Empoli 2-0, Brescia-Spal 3-1, Cosenza-Pescara 3-0, Cremonese-Regina 1-1, Entella-Lanerossi-Vicenza 1-2, Frosinone-Pisa 3-1, Ainhoa-Pugliesi-Lecce-Cittadella 1-3, Reggiana-Pordenone 1-0, Salernitana-Monza 1-3. Credo doppietta di Balotelli, così dovrei aver letto più o meno in TV su internet. Venezia-Chievo 3-1. Prima di andare a narrare la classifica, ovviamente momentanea, andiamo a fare resoconto di quelle che saranno nuovamente tutte alle 14 le partite del turno infrasettimanale di martedì 4 maggio. Chievo Cremonese, Cittadella Entella, Empoli Cosenza, Lanerossi Vicenza Brescia, Monza Lecce. Guardate che partita! Speriamo che non perda di nuovo il Lecce, che magari esce il colpaccio. Pescara Reggiana, Pisa Venezia, Pordenone, Salernitana, Regina Ascoli, Spal Frosinone. Ebbene, andiamo a narrare appunto la classifica che vede. Attualmente mancano tre partite, quindi in ballo ci sono ancora 9 punti. Empoli prima 67, secondo Lecce 61, Salernitana terza 60. Pensate appunto tutte e tre, come ho detto, i risultati che hanno perso all'ultimo turno. Quarta il Monza 58, seconda vittoria di fila. Quinta il Venezia che ritorna alla vittoria dopo la sconfitta che aveva subito in casa della Salernitana. Venezia 56 punti, Cittadella sesta 53, due vittorie di fila nelle ultime due partite. Spal settima 50 punti, ma due sconfitte in altrettante partite. Ottavo 49 punti, 2 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 5 partite. Ad inseguire per i playoff la Regina non a 48. Brescia decima 47, Cremonese undicesima 44. Dodicesimo, Lanerossi Vicenza che
Dopo le tre sconfitte nelle ultime tre gare, come abbiamo detto appunto, nei risultati ha vinto 13esimo a Pisa 44, 14esimo il Frosinone a 43, in balia delle onde zone playout Pordenone 15esimo a 41, che subisce il KO secondo nelle ultime 5, zona playout Ascoli 16esima a 40, anche se ha trovato la sua quarta vittoria in altrettante partite, quindi 12 punti in 4 partite. 17esima Cosenza, quota 35, retrocessione diretta, Reggiana 34 punti, Pescara 29 ed Entella 23. Entella 23, che allora vediamo, sì, credo che l'Entella però sia già retrocessa in Serie C. Altre speranze ce le hanno il Pescara, la Reggiana. Sono in lotta Cosenza, Ascoli. Zona playoff invece, beh, nelle ultime posizioni è apertissima la corsa, soprattutto visto che inseguono la Regina, che nelle ultime 5 partite ha praticamente 5 risultati utili di fila con 3 vittorie e 2 pareggi. Il Brescia a 47, che non nell'ultimo turno, il penultimo ha perso. La Cremonese un po' più difficile a 44 punti, però nulla, non è dato nulla per scontato. Invece, voglio ricordare che però dalla posizione 5, 6, 7 e 8, quarti di finale, playoff. Quindi è importantissimo, come anche importante terzo e quarto, che vuol dire semifinali playoff, avere già una concreta possibilità importante, però ecco appunto vediamo come c'è lì il Venezia che sta sgomitando e chissà, a me, io che vi dico questo, sto ho riattivato un po' la PSP, nel senso che ci sto rigiocando perché sapete che sto facendo il corso per la patente al computer, quindi tra un po' di studio e altre cose, un po' di lettura anche. E devo dire che Cittadella, anche proprio, nel senso, a parte l'aspetto del videogioco, che sto facendo il campionato di Serie B. Certo, nelle ultime 2 partite che ho fatto, 2 sconfitte di fila, scivolato dal quinto all'undicesimo posto, però insomma, posso rientrare almeno nel mio obiettivo, che è quello, però magari nei primi 10, nei primi 8. Invece, parlando della squadra proprio del Cittadella, che comunque è una piazza a me molto simpatiche, soprattutto appunto che può far sicuramente piacere in Serie A. Certo, è per esempio l'Empoli, che comunque non si affaccia da un bel po' di anni. Beh, per il Lecce sarebbe comunque un ritorno, però non è sicuro il Lecce della promozione diretta. Soprattutto se a Monza, insomma, i giallorossi non fanno risultato. O per dire, per esempio, un caso che il Lecce andrebbe a pareggiare, andrebbe a quota 62, e la Salernitana magari a Pordenone pareggia. Oppure potrebbe essere un caso magari che Lecce appunto pareggi va a 62
E chissà, magari il Pordenone potrebbe vincere visto che nell'ultima giornata ha perso. Quindi, insomma, è tutto aperto, è apertissimo. 3 giornate, è vero, magari sono poche, ma tutto può succedere. Poi sappiamo, il campionato di Serie B è pieno benissimo di sorprese. E poi, ovviamente, quando avverrà il termine per quanto riguarda la Serie A, faremo il video anche sulla Serie A come a tempo debito, anche se magari diciamo i tornei di Serie C, se non erro, sono terminati almeno la fase iniziale, perché se non ricordo male i playoff e playout per la Serie C, quelli ovviamente si devono svolgere. Bene, io vi ringrazio voi tutti per l'attenzione, noi ci rivediamo ai prossimi appuntamenti, buona serata e buon inizio di settimana per domani. Domani per noi cittadini di Trani, giorno festivo per il crocifisso di Colonna, soprattutto per quanto riguarda i residenti in zona Pozzopiano. Da calendario, giorno normale, comunque che dire. Buona festa dei lavoratori fatta passata, noi ci vediamo come ho detto alla prossima. Fred, ciao, alla grande, ciao!